Sono stati aggiudicati i lavori ad un'impresa di Napoli, si stanno portando avanti chiaramente le procedure amministrative per l'aggiudicazione definitiva e quindi eh, diciamo che tra aprile e maggio l'impresa assolutamente prenderà eh, possesso dell'area, la cantierizzerà per cominciare le operazioni di abbattimento. Per quanto riguarda i tempi si possono fare previsioni? Allora, non ci dovrebbero essere difficoltà. Eh, quindi ci auguriamo che entro l'estate e anche prima se possibile eh, quel mostro, possiamo dire così ormai andrà giù e non lo vedremo più. L'accortezza e il controllo del territorio va sempre fatto, ma non c'è dubbio che se si è arrivati a questa decisione è proprio perché da troppi anni eh, quelle palazzine cosiddette a ferro di cavallo con l'aria che è attorno è stata oggetto di con continui atti eh, di illegalità, con problemi conseguenti sia a coloro che in regola abitavano in quegli appartamenti e sia, sia al contorno che eh, chiaramente nella zona. Per cui eh, abbiamo preso una decisione forse forte ma di cui non rimpiangiamo, anzi siamo sempre più convinti. Assessore, al posto del ferro di cavallo cosa sorgerà? Ci saranno nuovi appartamenti? Ci sarà un parco? Cosa? Sì, l'area non è piccola, tra l'altro è a ridosso della Tiburtina che è un'area completamente diversa da quella che appare al momento eh, l'area del ferro di cavallo. Quindi ci sarà una riqualificazione ed una rigenerazione. Sorgeranno due palazzine. E molto ridotto rispetto praticamente la metà rispetto a ciò che c'era prima perché da 120 appartamenti eh, chiaramente anche con un edificio datato e quindi anche fatto in un certo modo saranno dei, eh, due palazzine innovative quindi con un sistema sia da un punto di vista ambientale dell'energia avanzato e riqualificanti perché saranno comunque 56 appartamenti con degli spazi riqualificati, delle attività e dei servizi.